male. Stop al degrado degli ex palazzetti a Ponte San Giovanni di Perugia, che diventeranno un complesso edilizio modello ad alta qualità dell'abitare, dando vita a un vero e proprio mix funzionale composto da unità abitative sociali a canone convenzionato, spazi commerciali, servizi di quartiere e spazi di relazione tanto aperti quanto protetti. La buona notizia è stata lanciata proprio dall'immobile di Via Adriatica, dove si è tenuto l'incontro per illustrare lo stato di attuazione dei progetti PNRR in Umbria, nell'ambito del Programma Nazionale Innovativo per la Qualità dell'Abitare, il cosiddetto PINQUA. Questa è una riqualificazione che credo dia proprio respiro finalmente a questa comunità. E sono progetti molto importanti, due della regione e due del comune. L'ATER in questo caso darà una serie di risposte in tema di politica dell'abitare molto importanti e le darà anche ai nostri studenti, perché anche questo è un argomento che ci sta a cuore e quindi diciamo, ecco, ora bisogna lavorare e andare avanti velocemente per arrivare al risultato. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'istruttoria di tutti i progetti presentati sul territorio nazionale, ha pubblicato il decreto di approvazione in cui tutti e quattro i progetti presentati da Regione Umbria e Comune di Perugia sono stati inseriti nell'elenco delle proposte ammissibili al finanziamento. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale è il soggetto che attua le proposte. Sostanzialmente quello che ci interessa portare a termine è un processo di rivitalizzazione che crei davvero valore pubblico, che abbia cioè un significativo impatto nel miglioramento della vita delle persone. Napoletti ha spiegato che per tutti i progetti in attuazione da parte di ATER relativi a PINQUA e Piano Nazionale Complementare Sicuro Verde Sociale siamo intorno ai 100 milioni di euro. Alla fine del percorso, ipotizzabile per giugno 2026, il settore pubblico avrà messo a disposizione della popolazione più fragile circa 45 alloggi in Via Adriatica e altri 650 in tutti gli altri interventi. Questo PINQUA sembra integrare con l'altro progetto di riqualificazione per Ponte San Giovanni, l'altro PINQUA, che prenderà il via invece nell'asse centrale del quartiere, quindi veramente un'opportunità unica. Oggi trova compimento finalmente questa operazione economico-finanziaria, politico-economico-finanziaria, perché la politica quando funziona sa scegliere dove mettere le risorse che per definizione sono limitate, ovviamente.